Skills. Amministrazione, finanza e marketing sviluppa nell'alunno competenze relative alla normativa civilistica, fiscale, negli strumenti di marketing, nei prodotti assicurativi e finanziari e ha tre articolazioni: amministrazione, finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing e sistemi informativi aziendali. Offre all'alunno la possibilità intanto di proseguire negli studi, quindi andare all'università e prendere le facoltà di economia, giurisprudenza, lingue, scienze politiche, e ha due opportunità, sia di intraprendere l'attività lavorativa autonoma, come quella per esempio di promotore finanziario, di amministratore condominiale o di tecnico del sistema qualità, oppure di avviarsi ad un'attività lavorativa dipendente, quindi nella pubblica amministrazione, negli studi professionali o nel settore bancario e assicurativo. Il profilo del turismo offre delle competenze che riguardano le imprese del settore turistico, delle competenze generali nel campo dei fenomeni economici anche internazionali. E anche questo dà l'opportunità sia di tanto di proseguire con l'università, quindi sempre nel campo economico, ma anche nella gestione dei beni delle attività culturali, nel turismo, oppure di dedicarsi alla libera professione, come quella di guida turistica, come quella di interprete autore, come quella di consulente e promotore turistico, oppure di dedicarsi ad un'attività lavorativa indipendente, come quella di gestire delle agenzie di viaggio, di occuparsi di pubblicità, di organizzare congressi e fiere. Salve, mi chiamo Edoardo Laureano e frequento il quinto anno dell'Istituto Tecnico Commerciale Alfonso Lucino. La nostra scuola è dotata di diversi laboratori, in questo momento ci troviamo in quello di economia aziendale, dove vengono elaborati diversi esercizi interattivi che collegano il lavoro scolastico con la realtà aziendale attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche. L'economia aziendale è la materia principale dell'indirizzo economico ed è pensata e realizzata per farci acquisire una vera e propria cultura riguardo la realtà di oggi e i mercati. Per quanto riguarda l'istituto, ci offre l'opportunità di effettuare numerosi stage sia in Italia che all'estero. Mi chiamo Ramona Franco e frequento il quinto anno del settore economico. In questo istituto c'è la possibilità di poter studiare diversi tipi di lingue, quali inglese, francese, spagnolo e tedesco, utilizzando il laboratorio linguistico dove appunto adesso ci troviamo. Il primo, il secondo e il terzo anno si va a studiare la grammatica proprio per dare una maggiore importanza all'aspetto comunicativo della lingua stessa, mentre il quarto e il quinto anno si va a studiare la lingua in ambito commerciale. Inoltre l'istituto consente e permette a tutti gli studenti di poter fare degli stage all'estero proprio per rafforzare la lingua. Mi chiamo Fabrizio Salice, frequento il quarto D dell'Istituto Tecnico Commerciale Alfonso Lucifero. In questo momento ci troviamo nel laboratorio di informatica, ove acquisiamo conoscenze sia teoriche che pratiche della materia. Inoltre impariamo ad usare gli applicativi più richiesti nel mondo del lavoro, come Excel, PowerPoint e i database. Questo ci porta ad usare il computer davvero con consapevolezza e ad avere un diploma facilmente spendibile nel mondo del lavoro. Mi chiamo Vittoria e frequento la terza classe all'Istituto Tecnico Commerciale Lucifero. Noi qui non trascorriamo le ore solo tra i banchi. Partecipiamo anche ad attività extracurricolari che mettono in luce tutte le nostre capacità, come teatro e musica. Siamo stati spesso protagonisti di importanti manifestazioni, quali la Giornata della Memoria, e tra le ultime esperienze, proprio l'anno scorso, abbiamo messo in scena un musical, Grease, che ci ha visti cantare, ballare e recitare. Questa grande opportunità la dobbiamo anche al fatto di possedere un laboratorio musicale all'avanguardia e dotato di buoni strumenti.